Namaste, io sono Ace the Brave, bentornati ad un altro episodio di Godus. Qui avete tutti quanti i dettagli per poter seguire il mio canale e tutti quanti i video che escono. In questo momento sto registrando l'audio in post-produzione perché semplicemente non avevo attivato il microfono, l'avevo spento per un'altra registrazione, quindi scusatemi, ma sto registrando di seguito. Vi sto mostrando cosa è successo in quella zona. Ho tolto una collina per fare un po' di case. Come vedete siamo sui 1400. Lo scorso episodio, se non sbaglio, eravamo più o meno 200 abitanti indietro. Qua abbiamo un paio di abitanti che possono essere spostati apposta, spawnati o comunque fatti uscire dalle case per poter prendere le gemme, quindi lavorerò a distruggere anche questa montagna. Quindi è un, come vedete, ho 81.000 di fede, quindi dovrei fare un bel po' di cose. E una cosa che volevo far notare è che appunto questo let's play è molto molto bello, l'unica cosa è che diventa un po' ripetitivo dopo un po'. Sicuramente nel gioco finale cambieranno un bel po' di cose e renderanno il gioco più interessante. Diciamo che è un gioco difficile da registrare come let's play, secondo me, perché appunto diventa un po' ripetitivo dopo un po'. Ma comunque spero vi stiate divertendo, anzi sicuramente vi state divertendo perché siete in tanti comunque che seguite questa serie, quindi molto bene. Come vedete sto bucando questa montagna per scoprire tutte quante le gemme il più possibile, quindi dovremmo essere abbastanza a posto, perché appunto il nostro obiettivo è arrivare a 1700. Come vedete, con 1700 sblocchiamo la carta numero 54, quindi è una cosa che ho scoperto a fine video, ma ve lo dico già adesso. Effettivamente il numero 54 non è il livello, ma è la carta che sbloccate. Quindi se andate a recuperare il libro, che tra l'altro si può anche vedere con la B di book, se cliccate sulla tastiera vi si apre in automatico senza andare a cliccare là sopra, c'è la possibilità appunto di vedere qual è la carta numero 54. Intanto continuiamo. Come vedete sto facendo un po' di cose. Visto che ho un sacco di tempo in cui parlare, vedrò di commentare le immagini quando cambierò. Possiamo parlare di che cosa? Facciamo un piccolo vlog, già che ci siamo, così chi segue questa serie avrà qualche informazione in più, se no le potete trovare comunque su Facebook, su Twitter, eccetera. In questo periodo ho iniziato nuove serie che sono SimCity e sto per iniziare a registrare XCOM Enemy Within. Dovevo già registrarlo, ma appunto non ho ancora avuto il tempo di farlo perché ho dovuto reinstallare da capo tutto quanto praticamente. Però partirà molto presto, quindi seguitelo là e tutte le domande relative le potete fare sotto i video relativi. Non mi piace, cioè è un po' dura gestire i commenti quando mi parlate di un gioco sotto un altro video. Cosa vi posso raccontare? A parte la piattaforma Steam, che veramente mi sta dando molte soddisfazioni perché c'è, trovo un sacco di... ormai ho una bella libreria là. Vi posso segnalare altre due piattaforme che trovo molto molto interessanti per quelli a cui, per molti di voi che seguono soprattutto Godus e che magari conoscono dei giochi un po' più vecchi. Vi posso segnalare anzi tre cose in realtà. La prima è Desura, scritto Desura proprio, .com, credo sia .com, che è una piattaforma abbastanza semplice, che però ha un sacco di giochi indie che potete provare, tante demo, tante free to play, eccetera. Li potete trovare là ed è una ottima piattaforma per vedere quegli indie game, non semplicemente flash game, ma indie game veri e propri con una certa qualità e un certo... una certa ricerca di cose nuove, quindi potete andare là. Un altro sito che vi segnalo abbastanza simile è gog.com, gog.com, che è un sito che fa GOG vuol dire Good Old Games, e praticamente è un grosso catalogo di giochi di un paio di anni fa, se non ancora più vecchi. Ci sono un sacco di retro game e quindi là potete trovare praticamente tantissimi giochi che ormai non funzionano più su Windows 8, Windows 7, quello che avete, e se non con particolari accorgimenti. E là praticamente vi vendono il gioco a veramente un paio d'euro, un paio di dollari, tutto settato per poterlo giocare.
ci sono tanti giochi che alcuni li ho già fatti, anche un Epic l'ho comprato lì, che è un gioco nuovo, però è in stile retro. Però ci sono tanti 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 giochi vecchi che ho acquistato anche là e che mi piacerebbe farci il let's play prima o poi. Uno su tutti, e per chi mi segue da un po' avrà visto che c'era un filmato di introduzione, era Ultima, la serie di Ultima, per la precisione Ultima 7. È un gioco che mi piace molto e vorrei scoprire insieme a voi. Sarà tipo, cioè, se dovessi farne un let's play sarebbe lunghissimissimo. Però è un bel gioco di ruolo bello pesante. Cos'altro vi segnalo? Sempre su GOG, appunto, ci sono tanti tanti giochi della Bullfrog, che è appunto la Bullfrog è la casa di Theme Park, Syndicate, Populous, se non erro, forse sto dicendo una cavolata. Però più che altro andate a cercarvela, Bullfrog Games. La cosa importante è che il cofondatore della Bullfrog, l'hanno fondata in due, era Peter Molyneux, credo si pronunci, sinceramente non mi ricordo mai come si pronuncia, che è uno dei creatori di questo gioco, uno dei più grandi, stato definito uno dei più grandi creatori di videogiochi ed è, se non sbaglio, ancora vicepresidente della EA adesso, e appunto è creatore di questo gioco qua, o comunque uno dei creativi che stanno dietro questo concetto. Un'altra cosa sempre di Peter è un po' di tempo fa si parlava, quando si parlava del Kinect per Xbox appena uscito, si parlava di Milo, che è un personaggino che poteva interagire con un ragazzino che poteva interagire col pubblico, che è una sua creazione anche quella. Ci stanno ancora lavorando da quello che so. Altre cose che posso dire, vedete intanto qua sto esponendo praticamente tutta la vena di gemme. Vi ho dato Desuro, vi ho detto GOG. E una terza cosa che conosco da un sacco di tempo e che adesso sta diventando sempre più famosa, la stanno conoscendo sempre più persone, è l'Humble Bundle. Scritto H-Humble Bundle, comunque metterò magari in descrizione questi tre link. Che è un sito che fa pacchetti di videogiochi. L'Humble Bundle, appunto, è un pacchetto di 10 videogiochi, no, 5 videogiochi, una volta erano 10 circa, ad offerta libera, nel senso che voi potete mettere qualche euro praticamente per prendere un tot di giochi. Se invece mettete un'offerta che supera la media, quindi mettiamo che la media sia 3 euro e voi date 3 euro e un centesimo, oppure credo ci siano dei limiti qua e là, vi vengono dati, oltre a dei giochi che sono giochi vecchi, dei classici e cose del genere, vi viene dato anche uno o due giochi nuovi. Esempio, in uno degli ultimi, tra l'altro sono tematizzati adesso, tipo quello della Warner Bros. Che c'è stato poco tempo fa. Era con Batman Arkham City, Batman Arkham Asylum, Scribblenauts Unlimited, Fear, e quindi ce ne sono tanti. Ce n'è uno che ho preso poco fa, che è sempre Humble Bundle, quelli settimanali, perché ci sono quelli mensili e quelli settimanali, che ha la serie di Jagged Alliance, che non conosco personalmente, ma mi avete parlato tantissimo di questa serie, che potrebbe piacermi, e quindi vorrei anche provarlo prima o poi. Jagged Alliance, e quindi questa è una cosa. Quindi Humble Bundle potrebbe essere una cosa molto carina. Io li conosco da un sacco di tempo, praticamente da quando sono partiti all'inizio. Insomma, potrebbe essere una buona idea poterli sfruttare, comunque collegarvi in questa maniera. Intanto un'altra cosa che vi segnalo, intanto sto facendo un sacco di notizie che mi vengono in mente, è se avete intenzione di comprare qualche giochetto, non di quelli che costano tipo 70 euro, eccetera, su Steam, ricordatevi che a fine di questo mese, che è novembre, dovrebbero come al solito esserci i saldi autunnali di Steam. Che permettono appunto di fare ci sono ottimi sconti, e quindi se avete intenzione proprio in questi giorni di comprare qualcosa, magari pazientate una o due settimane in più, che magari trovate
trovate sicuramente il gioco in sconto. La maggior parte dei giochi che vengono scontati tantissimo non sono però quelli AAA, sono i giochi leggermente sotto la AAA o comunque che hanno avuto un certo grado di vendite un po' inferiore rispetto a quelli che sono stramega pubblicizzati. Quindi andate pure a fare un giro su Steam se vi interessa qualcosa. Penso che se guardate, Godus potrebbe essere un esempio proprio di questo tipo di gioco, nel senso che non è pubblici stato pubblicizzato tantissimo, magari lo mettono anche in sconto. E così più o meno, se guardate i titoli che ci sono anche sul mio canale, molti li ho presi da Steam e magari li trovate per poterli giocare anche voi. Tanto qua sto aumentando, faccio notare che là mi serve quella montagna, mentre questa parte della montagna l'andrò a togliere. Quindi abbiamo guadagnato un altro po' di gemme che andrò anche a utilizzare. Ci sono. Chiedo ancora la vostra collaborazione qua perché ci sono un paio di domande che faccio io a voi, quindi vediamo se riuscite a rispondere nei commenti. Allora, una è dei nomi per le città. Quando fondo una città, un accampamento, ci sono uno o due che non hanno ancora un nome. Intanto c'è Hyrule da quella parte, che è ovviamente una citazione di Zelda, come molti di voi avranno colto. E insieme a questo ho detto che c'era la possibilità in futuro di fare un let's play dei giochi di Zelda. Per la precisione, i miei due giochi preferiti sono Ocarina of Time, che è per Nintendo 64, e A Link to the Past, che è il gioco per Super Nintendo. Vorrei tanto farli perché li conosco molto bene. Intanto vi mostravo qua che a Trapia Tapioca, il nostro primo accampamento, ho fatto le case più grandi possibili, quindi mi sono messo a distruggere cliccando con la mano di Dio, col ditone di Dio. E adesso al posto di avere case di livello 1 ho tante case un po' più grandi, anche se risulta leggermente buggata perché non viene fuori nella parte centrale, non viene fuori niente, lo stavo mostrando proprio in questo momento e non riesco a capire perché non viene prodotta la fede, quindi magari mi potete aiutare nei commenti. Intanto qua recuperiamo un po'. Stavo per mettere in pausa ma non l'ho fatto perché sono ritornato a 44.000, adesso li sfrutterò. Ok, vediamo di fare un settlement da quella parte. Questa è una città che ha bisogno ovviamente di un nome. Quindi molto bene da questa cosa. E un'altra cosa che mi viene in mente, ci sono tante cose che voglio dire. Ah, una cosa che notavo è quando fate un accampamento, vedete che le case si modificano e praticamente mettono sul secondo piano e queste cose. Quindi molto bella questa piccola aggiunta. Ah sì, ecco, l'altra cosa di cui volevo parlare era dove andrà a finire questo let's play. Non manca tantissimo al termine del let's play, o meglio, manca abbastanza in termini di tempo. Non mancano tantissime cose da sbloccare ancora perché quello che c'è all'interno del gioco fino adesso, che è ancora il 41% come sviluppo, si ferma dopo l'età del bronzo, credo adesso. Quindi intanto qua sto facendo diventare bello là dove c'erano le pietre. Sì, il discorso è quando arriverò a completare questa parte, il let's play si mette in pausa, come ho fatto con Mercenary Kings, e molto probabilmente verrà sostituito da Mercenary Kings per un attimo perché hanno aggiornato Mercenary Kings, hanno aggiunto una serie di missioni nuova. Vorrei riprendere da quella parte intanto che continuano ad aggiornare questo gioco. È un po' il rischio di fare dei giochi che sono in fase di sviluppo, appunto, dover mettere in pausa finché non ci sarà contenuto nuovo, ma nel momento in cui ci sarà contenuto nuovo vedrò subito di portarlo sul mio canale. E così tanti altri giochi che potrebbero esserci. Cioè, c'è stata un'aggiunta grossa nel momento in cui verrà fatta una bella aggiunta grossa a Game Dev Tycoon, che è una serie che è piaciuta a molti di voi, vedrò di fare magari una seconda serie, anche se a parer mio mi ha un po' stufato, quindi sto aspettando che esca proprio un qualcosa di più corposo, diciamo, come contenuto. Tanto qua stiamo finendo di distruggere questa
questa montagna, questo tratto di montagna. Stavo pensando se questo pezzo farlo con le case alte o con le case basse, in sostanza. Mi sa che sto pensando, sì, mi sa che sto togliendo solo il primo layer e non facendo fino in fondo, ma tra un po' dovrò fermarmi perché mi andrò a concentrare su un'altra parte. E, esatto, sto proprio parlando di questa cosa qui. Ah, ok, sto provando le lettere della tastiera e quindi qua ho scoperto che la B è quella che voglio. E come avete visto, quella carta lì che ho indicato era la carta numero 49, che non sarà quella che sblocchiamo. Quando arriveremo a 1700? Pensavo di sì, ma l'ho scoperto a fine episodio effettivamente che sblocchiamo quella carta che si chiama numero 54. Non ci avevo neanche pensato questa cosa. Ok, stavo vedendo se c'era qualche potere strano per avere più per scolpire meglio il terreno perché è abbastanza difficile stare lì con calma, prendi, sposta, fai tutto quanto. Intanto abbiamo anche la statua, possiamo piazzare delle statue con un potere, la statua della fertilità, come potere vero e proprio. Intanto qua sto recuperando un po' di cose, vi sto mostrando anche un po' tutto quanto il costruito, questa era la parte nuova. E se non sbaglio metto un altro settlement qua, eccolo. Quindi un'altra città che ha bisogno del vostro aiuto. Sì, esatto, lo faccio. E quindi avrà bisogno del vostro aiuto per avere un nome da scrivere qua in descrizione. Tiro fuori un po' di abitanti qua e là. E ok. Ah, ok, questo era un piccolo errore che c'è stato effettivamente nella registrazione, che ho cliccato fuori dallo schermo e quindi è sparito per un attimo. Ok, direi che possiamo passare un po' più avanti quando abbiamo qualcosa di più corposo. Ed eccoci qua, un pezzo un po' più avanti, come vedete ho finito di completare uno dei totem, il totem è quello che ci sblocca una carta che è un altro potere, la carta numero 53, Meteor Strike, quindi possiamo lanciare le meteore che costa 10.000. Se non sbaglio, eccolo là, Meteor Strike 10.000, lo potremmo utilizzare. E vedete, sono nella parte in alto a sinistra della mappa. Sono un bel po' più avanti nella popolazione, ma non è successo granché, semplicemente ho modellato il terreno per fare più case possibili. E adesso mi stavo avviando, vedete che c'è un altro totem in alto a sinistra ancora. Sto cercando di fare un passaggio per arrivare fin là e lo farò adesso c'è un altro montaggio ancora. Tra pochissimo che mostrerà appunto questa cosa. Mi sto avviando appunto al 1700, qua stavo salutando, ma c'è un piccolo bonus tra poco. Quindi grazie alla visione, qua avete tutte quante le cose in sovraimpressione e qua è la parte bonus vera e propria. Come sentite in sottofondo c'è il cuoricino che batte, perché vedete che sono leggermente più avanti, sono arrivato a quel punto dove c'è il totem che sta venendo scavato fuori. Sono a 1694 abitanti, vedete che qua c'è tutta una zona che ho riempito, c'era il fiume, adesso non c'è più il fiume perché appunto posso fare le case in mezzo. E quindi siamo veramente al quasi 1700 persone che era il nostro obiettivo di questa missione, ci arriveremo tra pochissimo comunque. Andiamo un po'. Effettivamente ci manca abbastanza poco per passare di era, in modo che possiamo avere nuovi obiettivi e nuove cose da fare e soprattutto possiamo fare anche le battaglie del totem apposito. Intanto qua ho trovato un'altra carta, la carta piccone. Siamo a 5 abitanti. Tra l'altro anche lì sulla sinistra c'è un altro totem ancora che è un totem d'espansione. Eccolo lì. Che adesso praticamente off camera cercherò di per il prossimo episodio oppure anche dentro il prossimo episodio vedremo anche se organizzarlo così vedrò magari di farlo meglio. Qua sono contentissimo perché questa è la carta 54 che è Cliff Sculpting 2 che mi permetterà di fa fare un po' prima tutto quanto e come vedete il prossimo livello sbloccheremo la carta numero 49. La carta numero 49 che è appunto Pottery, l'ultima che ci manca per questo periodo.
E queste invece sono le altre carte che sblocco, vedete, con... Ho sbloccato tutto, ci manca questa, stato di esplorazione, e questa, che sono più belife. E come vedete si sbloccano invece col totem, non con la popolazione, come vedete scritto. Quindi ci manca questa per avere nuovi comandamenti e passare di era. Ci vediamo quindi al prossimo episodio di questo Let's Play Godus. Grazie per essere stati con me. Io, come al solito, sono Ace the Brave. Namaste and be brave!